nuovo calendario Lavazza. Un nuovo evento fotografico per raccontare un tema di estrema attualità. Le famiglie del nuovo millennio. Lavazza ha cercato in Europa le nuove famiglie, indagando nei loro modi di vita, scoprendo che anche intorno ad un caffè si formano i sodalizi e le complicità più straordinarie. E per narrare questa avventura, Lavazza ha voluto lo sguardo ironico e sensibile di un grande fotografo, Elliot Erwitt. Il progetto del calendario Lavazza ha come soggetto la famiglia moderna, le famiglie del 2000 direi. L'idea mi è piaciuta moltissimo e sono molto felice che Lavazza abbia pensato a me per questo progetto. Ho voluto che ogni foto raccontasse una storia precisa e in quasi tutte le fotografie ho usato persone vere, pochi modelli o attori, per dare il massimo di naturalezza alle immagini. Era quello che volevamo, essere veritieri, non convenzionali e anche divertenti. Scusate, attenzione. Stop. Come se io fossi un cliente. Si gira, come si gira. Questa foto ritrae una donna incinta. Ho notato in un bar questa ragazza affascinante, molto bella. Anche questa è una famiglia, la ragazza e il suo bambino che verrà. Avremmo potuto immortalarla con il bambino, ma siamo arrivati troppo presto. Qui invece niente bambini. Questa famiglia è fatta da due compagni, maschi. Non credo che ne vogliano di bambini. Questa foto mi piace molto. C'è un gruppo di donne con la capofamiglia. Non ci sono uomini, forse sono scappati tutti. Anche il cane credo sia una femmina, ma non ne sono così sicuro. Credo che alcune di queste immagini del calendario Lavazza 2000 stupiranno. Forse qualcuna scandalizzerà anche un po', ma osserviamole attentamente. In ognuna ci siamo noi. C'è già il nostro futuro.